Amici sportivi, buonasera. Andiamo a rivedere quello che è successo nella partita di domenica scorsa con lo Spezia che ha pareggiato 2 a 2 in casa con la Cremonese. Poi ci sposteremo invece sulla partita di domani, o insomma di oggi, se state vedendo questo video. Nella mattinata della partita di Coppa Italia con il Brescia, eh, 2 a 2 degli aquilotti, una partita dai diversi volti, eh, certamente. Si aspettava di più, mh, viste poi le tante occasioni create dallo Spezia, però di contro eh, anche la Cremonese ha creato le sue palle gol, ne ha create diverse. Eh, perché è una squadra che comunque eh, non rinuncia mai ad attaccare è un po' la sua forza tra virgolette anche se infine a questo momento non ha ancora vinto nessuna partita in Serie A e ha 4 punti in classifica ma questo eh, non dice tutto di quello che è successo nella partita di domenica una partita nella quale appunto si sono viste diversi volti diversi, eh, lo Spezia che all'inizio va subito sotto, eh, una situazione eh, sul calcio da fermo che va migliorata eh, perché la palla viene respinta, però torna subito in area di rigore e ci si fa trovare non preparati nella maniera giusta e il vantaggio del Brescia al primo minuto fa sì che, Bisogna ricominciare tutto da capo, bisogna rimpostare una gara di grande verve e determinazione, cosa che probabilmente Gotti e la squadra avevano preparato prima della partita, ma che poi eh, ovviamente è, dovuta, è diventata necessaria per ritrovare subito il, il gol del pareggio e poi magari eh, andare sopra alla Cremonese ed è quello che è successo nel corso del primo tempo perché poi si è, visto, eh, si è vista la reazione ed è stata la parte più bella della partita onestamente dove lo Spezia ha, ha, si è visto che poteva mettere in grossa difficoltà la Cremonese che a quel punto si è arretrata, eh, si è messa tutta nella propria area di rigore sono saliti in catena soprattutto Holm e Nzola che poi sono stati anche gli autori del gol, dei gol che hanno ribaltato il risultato. Finale del primo tempo, un po' eh, nel quale lo Spezia è rifiata, la Cremonese mette fuori la testa, soprattutto però a inizio del secondo tempo c'è eh, un po'... Il momento chiave, Gotti lo ha definito un momento sonnacchioso, un momento in cui la gara sembrava di stanca ma in realtà la Cremonese stava provando a mettere qualcosa in più per cercare di arrivare al pareggio e c'è stata questa disattenzione, questa situazione eh, di una respinta corta da parte di Nicolao perché pensava che, che venisse segnalato un fuorigioco, insomma, una situazione che non, non è stata molto chiara e soprattutto non è stata decisiva, eh, la, la, non è stato decisivo eh, il, il tentativo dello Spezia di spazzare l'area, ci vuole più decisione in quei casi, non, si, non bisogna farsi prendere sicuramente dalla, eh, dal nervosismo oppure eh, da eh, una mancata decisione che... A volte ci può stare, ricordiamoci anche nel primo tempo, quell'episodio col, col fallo di mano eh, in area di rigore che poteva essere anche sanzionato e che quindi avrebbe dato la possibilità di un ulteriore gol. Anche lì non si è mai capito bene: l'immagine di Zazon eh, si sono viste poco. Eh, si sono viste delle immagini invece da dietro la curva di tifosi che. Eh, Sembrano propendere per un braccio largo e quindi un calcio di rigore, però insomma non, non se ne è tratto quello che magari eh, poteva venirne fuori. Quindi bisogna fare attenzione. Gotti ha detto: Non si può prendere in serie A un gol del genere. Ha ragione: bisogna cercare di essere più decisi, più eh, anche mh, come si suol dire. Molto efficaci soprattutto quando si, si fanno le azioni difensive. E lì è partito dopo il pareggio, è partito un periodo in cui la Cremonese ha giocato meglio, ha preso un po' in mano il centrocampo e poi l'ingresso di Ekdal da parte spezzina. Qualche sistemazione diversa. L'ingresso di Maldini ha sistemato il centrocampo, ultimo quarto d'ora a favore dello Spezia. con le occasioni di Maldini eh, di Verde eccetera ma eh, non si è giunti a quella vittoria che poteva starci ma il pareggio eh, va assolutamente accettato perché, eh, perché più o meno è quello che ha, che ha fatto vedere la partita ripeto, poteva vincere anche una delle due squadre, lo Spezia si è andato più vicino nel finale quindi magari ha rischiato di vincere di più ma eh, bisogna cambiare Assolutamente eh, modo di difendere in certe situazioni, perché eh, vanno presi sicuramente gol meno in, in meno rispetto a quanti ne stiamo prendendo. C'è stata una modifica tattica no, da, da parte del, del mister. Anche in questa gara. La andiamo a rivedere eh, con le nostre, ehm, no, le nostre formazioni eh, dalla, dal nostro sito. Spezia, news.it ovviamente andiamo a vedere appunto la disposizione in campo della, della Cremonese col 4231 e lo Spezia che si è schierato per la prima volta nettamente con questo 433 con Olma a fare l'esterno alto. Jazz. A spostarsi dalla parte opposta Anzola con molta possibilità, di, anche lui, di muoversi molto per tutto il fronte d'attacco. Poi a centrocampo Burabià con Kivior eh, davanti alla difesa e a eh, che poi però aveva la licenza diciamo, di andare a fare quasi il trequartista, spostandosi dietro Anzola, in una posizione molto importante che. Kevin deve provare, deve assolutamente provare a far, a far meglio eh, una, quella transizione che c'è a centrocampo tra la mediana e l'attacco, dove lui riesce ad incidere, deve poi corrispondere anche a situazioni offensive più pericolose, a volte accade, a volte no, eh, per le scelte che magari non sono sempre precise da parte del giocatore, eh, o, o anche una tendenza a volte a portare un po' troppo palla. È ovvio, e l'abbiamo ripetuto spesso e volentieri, che. Agudelo ha tanta, tanta voglia, tanta determinazione, tanto, eh, tanta garra, però poi è chiaro che forse quello lo porta a decedere un attimo in certe situazioni. Eh, il mister le decisioni per quanto riguarda la difesa velocemente anche perché vediamo di capire se potrà essere riproposta anche questo tipo di difesa con Amian che torna nel suo ruolo di terzino destro dall'altra parte il mister schiera Nicolao quindi lo leva dalla zona centrale della difesa dove invece sceglie Ampadu con Caldara con Kivior davanti alla difesa come l'anno scorso per le seconde palle per il recupero delle seconde palle laddove il, la Cremonese portava tanti giocatori, eh, lì Chivior eh, ha agito e sicuramente ha, ha agito come voleva il Mister. Qualche volta la difesa è andata un po' in difficoltà, però alla lunga, secondo me, sia Pampadu che Caldara hanno fatto la loro gara hanno cercato di limitare anche attaccanti pericolosi come Dessert e lo stesso Okereke. E poi nel finale, insomma, il, anche, nel secondo tempo anche il, la Cremonese ha cercato di mettere in campo giocatori offensivi come Afinagian, un giocatore molto rapido che quindi andava anche aspettato in contropiede e, e lì hanno agito bene comunque i nostri, i nostri difensori cercando di limitarlo. Grande partita, ripeto, di Olm in questo ruolo. Che non è di, di esterno a tre eh, offensivo classico, l'esterno che torna eh, verso il centro del campo e poi calcia col sinistro. No, lui va sul fondo, fa questi cross, però sono cross sempre pericolosi che mettono in difficoltà la difesa. Dall'altra parte, dicevo in evidenza, soprattutto Picker che va poi a trovare il gol del 2 a 2. Ehm, poi anche buona gara di Dessè, anche se in realtà dopo il gol non riesce a tirare più verso lo specchio della porta difesa da Dragoschi. Eh, per quanto riguarda eh, gli altri, Okereke, discreto, ma anche lui, conclusioni fuori dallo specchio della porta. Un giocatore che conosciamo. Ma che mh, conoscevamo un pochino più pericoloso in zona gol. Ora è vero che deve fare tanti chilometri, tran, tanto spostarsi, come diceva eh, il buon Guido Angelozzi, che lo, che, che lo, lo fece crescere diciamo, anche dal punto di vista caratteriale. e Tutto eh, è un giocatore che se lo metti con la porta davanti, quindi centravanti, è molto più efficace però lo schierano in pochi centravanti proprio perché ha bisogno di campo davanti e, che, e quindi è un po' una contraddizione il centravanti di, diversamente dagli esterni ha meno campo di solito davanti a meno che non si gioca tutti dietro la palla e si, e si va ad inseguirla e 200 all'ora allora a quel punto può giocare anche centravanti quindi... Non, non tanto una, un problema tattico quanto eh, che il ragazzo ovviamente partendo dall'esterno può essere molto pericoloso, però ha perso forse o comunque non riesce in questo periodo, in questi anni, a ritrovare, pur, pur, pur segnando qualche rete, eh, diciamo le caratteristiche offensive che aveva eh, con lo Spezia quando era lì proprio nel vivo del gioco, quando giocava a centravanti o da quelle parti. Eh, detto questo, è parlato di eh, questa gara ehm, e, e c'è da, da sottolineare per quanto riguarda lo Spezia l'ingresso nel secondo tempo eh, da parte di Baldini, Verde e Ekdal, soprattutto Ekdal è piaciuto abbastanza e eh, si... Sì, Candida per una maglia da titolare per le prossime gare. Anche a partire dalla, dalla partita di domani. Stesso discorso per Maldini. Forse Verde sarà centellinato un pochino di più. Eh, anche lui nella partita di domani e poi probabilmente sarà posto anche per Strelez. Adesso andiamo a vedere tra poco, anche quelle che sono le possibili eh, soluzioni per la partita di domani. Andiamo intanto a vedere. I convocati appunto sono assolutamente i soliti eh, rispetto alla partita scorsa perché, innanzitutto, è uscito anche il comunicato per quanto riguarda la situazione medica di Kovalenko, eh, per lui una lesione di non buon grado, probabilmente di secondo, anche se in realtà la, non, è, non è indicato specific, specificatamente nel. Nel bollettino medico che hai emesso lo spezzo nella giornata di ieri hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della gamba destra. In realtà pare essere una lesione di, di secondo grado, quindi uno stiramento grave. Eh, per lui, molto probabilmente, anzi, quasi sicuramente, si andrà al 2023, anche perché, come ben saprete, a metà di novembre si eh, termina questa prima parte del campionato, la quindicesima giornata, e quindi per lui difficilmente ci sarà la possibilità di, di poter essere schierato eh, nelle prossime partite eh, qui siamo alle designazioni un arbitro che non piace lo diciamo subito ma speriamo che domani comunque faccia un'ottima prestazione siamo tutti con lui tra virgolette perché eh, non ripeta gli errori del passato ci ricordiamo insomma playoff rigore clamoroso non concesso allo spezia e poi altre situazioni in altre partite. Comunque la penna di Roma sarà il direttore di gara della partita di domani tra Spezia e Brescia. Arriviamo subito a, quindi eh, velocemente alla descrizione della partita di domani con il eh, quarto ufficiale maggiore e poi al varci sarà Valerio Marini di Roma e, e quindi avaro resto muto editore annunziata quindi queste le designazioni arbitrali per quanto riguarda la giornata la partita di eh, domani una una partita che ovviamente vedrà qualche qualche variazione tattica eh, o meglio tecnica nel senso qualche giocatore diverso probabilmente tattica penso che il mister Andrà in campo col 4-3-3 anche perché incontra una squadra che in questo momento sta facendo il 4-3-1-2, quindi con il Roma centrocampo che è simile al 4-3-3, in fase difensiva soprattutto. E quindi credo che il Mister andrà per una situazione che vada a mettersi non dico uomo contro uomo, ma quasi contro una squadra di categoria inferiore che non sta attraversando un grandissimo momento di forma, doveva essere partita bene, però insomma anche il mister Clotet oggi è stato abbastanza eh, deciso nelle sue affermazioni, quando dice "Per noi comunque è eh, come se giocassimo la Champions", perché poi possiamo andare a giocare contro un'altra squadra di Serie A come l'Atalanta, quindi noi vogliamo assolutamente fare risultato, però anche lui probabilmente metterà in campo qualche elemento di quelli che hanno giocato un po' meno o comunque che si sono messi in evidenza ultimamente magari per testarne ancora meglio le qualità e il minutaggio. Spezia che probabilmente sfrutterà questa partita per dar minuti a qualche giocatore che ha giocato meno, ma è chiaro che siamo in una situazione in cui nessuno vuole uscire dalla coppa, anche se come sappiamo no, fino a questi turni qua viene considerata fino a un certo punto perché gli si dà importanza magari a partire dalle sfide importanti però dalle sfide importanti non ci arrivi mai se non passi il turno. Quindi io credo che l'interesse anche dello Spezia stesso per andarsi a giocare una partita di, di prestigio comunque contro l'Atalanta nel prossimo turno può essere quella di provare a vincere la gara. Eh, la partita è ore 15, non ci sarà quindi un grandissimo pubblico, però eh, chi può. Eh, Penso e spero che eh, presenzierà Alberto Picco, primo perché i prezzi sono popolari, secondo perché eh, è comunque una partita interessante, perché la partita contro la squadra di B diciamo, definiamola di medio-alta classifica e quindi eh, c'è bisogno, bisogno del, dell'incitamento del pubblico come al solito per cercare di far sì che la squadra eh, riesca a passare questo turno. Come al solito il turno è... Eh, un turno di eliminazione diretta quindi passa chi vince nei 90 minuti o nel corso dei supplementari se non dovesse sbloccarsi ulteriormente il risultato si andrà ai calci di rigore chiaramente eh, vince eh, gioca in casa la squadra meglio piazzata della, della passata stagione quindi spezia che nel, nell'eventualità del passaggio del turno che, eh, chiaramente per come è messo adesso il il calendario affronterà appunto l'Atalanta. La, andiamo a vedere cosa abbiamo previsto diciamo così, per quanto riguarda la, la partita, dal punto di vista delle formazioni. Quindi torniamo sul nostro, sul nostro browser per vedere cosa abbiamo messo, come, quali abbiamo messi come titolari. Eh, partiamo dal, dal Brescia, Brescia che dovrebbe giocare con Lezzerini in porta. Yellow, ci stanno adorni e Ward eh, nel reparto difensivo. Van der Loi si sta eh, conquistando un posto da titolare per le buone prestazioni ultima, ultimamente messe in mostra. Bisoli davanti alla difesa con Indoi. E poi eh, Olzer a fare il trequartista dietro le due punte che sono bianchi. Dovrebbero essere bianchi, e Neymeyer, eh, una squadra anche giovane, quindi da tenere in considerazione la voglia di mettersi in mostra che hanno questi ragazzi è indubbio, e eh, quindi che avranno questi ragazzi la voglia di, di, di far vedere le loro, le loro qualità. E eh, dall'altra parte, Spezia che potrebbe dare fiato a qualche giocatore un pochino più utilizzato, meglio che ha giocato praticamente sempre, quindi Burabia e Nzola li abbiamo messi in panchina diciamo eh, per, per rifiattare, Giasi invece molto probabilmente almeno per una buona parte della, della gara dovrebbe andare in campo, poi magari eh, potrebbe entrare al suo posto eh, potrebbe entrare al suo posto appunto il compagno verde non abbiamo inserito in formazione Holm perché anche lui comunque ha giocato sempre nelle ultime gare, potrebbe essere che il mister gli dia l'opportunità di riposare un pochino, altrimenti potrebbe fare staffetta lui stesso con giasi, mentre Maldini potrebbe farla con Verde. Strelez almeno dall'inizio... Eh, è possibile, probabile che vada a giocare lui al centro dell'attacco invece che appunto Zola, eh, con la difesa, con Zutto in porta sempre che il mister decida di eh, scegliere lui per eh, le partite di Coppa Italia, non, eh, non lo sapremo fino a domani, penso perché non c'è stata conferenza stampa. Quindi non abbiamo chiesto al mister. Eh, dei dettagli sui possibili, mh, sulle possibili variazioni di questa partita, però eh, spesso e volentieri insomma, il secondo in Coppa Italia gioca, quindi potrebbe essere lui il prescelto per andare a, a difendere la porta, ma potrebbe essere anche che il mister scelga il primo portiere anche per le partite di Coppa Italia, è assolutamente una possibilità. Abbiamo giocato quasi tutta la partita scorsa con la cremonese potrebbe essere riproposto proprio per fare per prendere gamba proprio perché è probabile possibile che dalla parte opposta giochi Ferrer visto che anche Nicolau potrebbe essere uno di quelli che riposa con Ristov che è a rientro e quindi potrebbe prendere minuti giocando lui al fianco di Kivior ad esempio che è sempre un giocatore importante per la squadra, per gli equilibri anche della squadra davanti alla difesa se riposerà Burabia, ecco eh, Albin Ekdal che è stato molto chiaro nell'intervista eh, del dopogara con la Cremonese, eh, se non metto minuti nelle gambe non riesco a essere più utile alla squadra quindi il mister sta un po' eh, chiaramente non dico che ha fatto una dichiarazione di eh, di, di essere preso più in, in uh, considerazione da parte del Mister, però insomma, penso che sappia benissimo Gotti quanto possa essere importante. G'dal, nel finale di partita, l'abbiamo visto, eh, visto molto bene. Sta rientrando veramente con tutte le sue caratteristiche migliori. Eh, ed è, e sono caratteristiche che allo Spezia servono moltissimo perché ha tecnica, qualità sulla tre quarti, sul, sulla mediana, può fare il giocatore davanti alla difesa, appunto come l'ho messo io e poi spazio probabilmente a Ellerson in mezzo al campo, un giocatore, una mezzala che ha eh, gamba, ha tiro, ha possibilità di inserirsi eh, certo sarebbero due benzane abbastanza offensive lui è a Agudelo ma del resto bisogna anche un po' fare di necessità virtù perché il mister altrimenti dovrebbe inserire giocatori molto giovani come Cherokee o, o, o per la prima volta in questo campionato visto che non è ancora entrato in ma per il momento sembra un po' eh, un oggetto misterioso un po' messo da parte mentre invece eh, il mister è stato chiaro una settimana fa su Strelez, o meglio meno di una settimana fa, do, prima della partita con la Cremonese su Strelez, eh, definendolo un giocatore che lo Spezia deve assolutamente aspettare perché è un giocatore che può dare tanto nel futuro. A volte i, i centravanti, gli attaccanti, comunque eh, gli uomini che giocano là davanti eh, maturano diciamo, dal punto di vista dell'efficacia dell nel corso. Eh, dei, degli anni no? magari a 20 anni lui è molto giovane ha segnato eh, diversi gol nell'under 21 però è chiaro che il campionato italiano ha una caratura diversa e lui si deve abituare a giocarci in questo campionato è vero che se non gioca mai qualcuno dirà è difficile che si adegui però si ha sempre il col conto tra il dover per forza schierare una squadra che possa essere competitiva e l'aspettare un ragazzo o meglio farlo giocare anche quando magari sai che non ti può dare più di tanto quindi ha sempre un po' il dubbio che hanno gli allenatori quando devono poi fare il risultato e lo Spezia deve fare tutte le partite a risultato perché è là in fondo alla classifica anche se per ora con i nove punti rimane una classifica che ci porterebbe tranquillamente alla salvezza, però bisogna, bisogna pedalare come si suol dire e dopo questa partita, come saprete, c'è eh, la partita di Salerno, una partita che si annuncia abbastanza difficile perché ci sono ancora voci di una possibile esonero se non dovesse vincere anche questa volta da parte di Nicola. Anche se in realtà viene da una vittoria con il Verona proprio in casa. Poi è vero, c'è stata la sconfitta eh, di Milano contro l'Inter, ma insomma ci può perdere contro l'Inter. Quindi queste continue voci di possibile licenziamento da parte del, di Mister Nicola mi sembrano eccessive, però del resto non siamo nell'ambiente eh, della salernitana e quindi è difficile per noi riuscire a capire. Diciamo, quali sono eh, le, le, le idee della, della, della società della dirigenza de, dell'area tecnica della appunto, società eh, campana eh, bene quindi come, come vi dicevo per quanto riguarda la partita la partita di domani è una partita da tenere comunque in considerazione perché spesso e volentieri L'anno scorso siamo stati assolutamente ben partecipi di quello che è successo. Il Lecce che è venuto non dico a passeggiare, ma insomma ha fatto una partita molto migliore di quella che fece lo Spezia in, in quel giorno. È vero, portò forse quella partita con la contestazione a fine gara. Eh, fece scattare quella miccia, no? fece, fece eh, scattare qualcosa all'interno della società, eh, soprattutto all'interno della squadra. Eh, i giocatori fecero una ignora, andarono a cena tutti assieme per cercare di unirsi tra di loro e con l'allenatore, era un momento in cui, eh, come sappiamo, Motta rischiava di essere mandato a casa. Poi, per fortuna dico io perché non si sa se, se cambiamo allenatore non si sa come andava a finire, magari ci stavamo lo stesso, magari no. Quindi per fortuna diciamo è rimasto il il tecnico Tiago Motta, che poi è stato alla fine anno, insomma, c'è stato questo, questo addio ed ora prova a portare. Al momento dobbiamo dire alla salvezza il Bologna perché è rimasto ancora, rimane ancora nelle zone basse della classifica. Eh, Bologna, che è una squadra, sicuramente che ha delle qualità, però eh, deve ancora metterle in mostra. Vedremo se le metterà in mostra con Tiago Motta. Poi è chiaro che da qui in avanti. Eh, dopo queste, queste partite che ci separano, da qui al, al 13-14 di, di novembre, quando finirà questa prima parte di campionato, eh, da lì in poi si comincerà a parlare veramente di, di mercato e, e vedremo quali potranno essere le mosse anche dello Spezia in prospettiva, mercato del nuovo direttore Mazzia. Che ha scelto un collaboratore importante per l'area scouting, insomma si sta ampliando quello che è eh, ulteriormente, ampliando di personaggi importanti quella che è l'area tecnica dello Spezia, a dimostrazione di quella che è la volontà, probabilmente, insomma, è inutile andarla a mettere in discussione, da parte della dirigenza, da parte della famiglia Platek di, portare, di tenere lo Spezia in questa categoria. poi... Parleremo in questo periodo anche di stadio e quindi del progetto che verrà presentato a breve, della ristrutturazione della, della tribuna, insomma ci saranno tante cose da discutere. Intanto noi ci sentiremo in settimana eh, con altre interviste, altri interventi, altre presentazioni eh, con il nostro canale Spezia Calcio News TV. Per il momento un saluto a tutti voi, l'appuntamento ovviamente eh, per chi riesce è eh, la partita... Tra Spezia e Brescia di Coppa Italia, anticipo diciamo così di quella che sarà una partita importantissima contro la Salernitana sabato alle ore 15. Un saluto a tutti voi, da Enrico Lazzari.